Buongiorno e benvenuti o bentornati di nuovo qui sul mio canale A Paris in Cucina. Sua Maestà la Carbonara. Ho lasciato per ultimo il pezzo forte, ma per il semplice motivo che credo che insieme alla pizza sia il piatto più conosciuto non solo in Italia ma anche nel mondo. È anche quello più vilipeso, quello più fatto male, veramente di tutto e di più. Comunque, noi vediamo una ricetta classica, quella che si fa a Roma, a casa, niente di straordinario. Vediamo adesso gli ingredienti e poi parliamo di qualche cosa da carbonara alla fine del video. Ci vediamo dopo. Come abbiamo fatto già in passato per gli altri primi, cominciamo a salare la pasta. Mi raccomando, poco sale, perché comunque ci sarà la severità sia del pecorino oltre a quello del guanciale. E vediamo adesso gli ingredienti base che servono per fare la carbonara. Tutto quello di cui avete bisogno per fare una carbonara è quello che vedete qui, a parte la pasta. Io oggi farò gli spaghetti, però potete fare anche rigatoni o mezze maniche. Abbiamo il classico pecorino, calcolo sempre circa una cinquantina di grammi a persona, a me personalmente piace bello ricco, il guanciale e 3 tuorli d'uovo. Una cosa importante, la ricetta tipica romana ma anche quella più giovane, quindi troverete in altre ricette per esempio l'utilizzo della pancetta piuttosto che del guanciale, e magari oltre al pecorino viene mischiato il parmigiano. Diciamo che si può fare, su questa ci sono diverse varianti, però l'essenziale è proprio quello che vedete qui di fronte a voi. Come per la gricia e per la matriciana, partiamo sempre dal guanciale. Quindi lo mettiamo in una padella, senza nessun altro tipo di grasso, mi raccomando, basta il guanciale. E lo facciamo andare sulla padella, appunto, fino a che non diventa croccante e rilascia il suo naturale grasso. È l'operazione che viene chiamata in gergo, almeno qui a Roma, sudare. Quindi deve sudare il guanciale. Quindi adesso lo lasciamo andare per circa 5 minuti, o comunque fino a quando non diventa croccante. Allora, come vedete, siamo già a buon punto. Come vedete, ecco, il guanciale sta sudando, ovvero sta tirando fuori il suo condimento, che è appunto il grasso. Noi lasciamo ancora per qualche, ma forse un minuto o due, il guanciale in modo tale che diventi croccante. Dopodiché spengiamo il fuoco e tiriamo via il guanciale, lasciando soltanto il grasso che è rimasto e che ha rilasciato. Ecco, qui ci siamo, abbiamo spento il fuoco, adesso tiriamo via il guanciale e lo mettiamo in una ciotolina a parte. Ecco qua, nel frattempo l'acqua è pronta, mettiamo la pasta. Nel frattempo noi mettiamo anche un pochino di acqua di cottura nell'olio e nel grasso che avevamo appunto lasciato nella padella, quello del guanciale. Come vedete fa la sua reazione, anche perché è ricca di amido, e lo lasciamo così, sempre a fuoco spento, e poi dopo ci ritorniamo. Adesso ci andiamo a preparare la crema, i 3 tuorli, dove li sbatteremo leggermente e poi ci metteremo una parte del pecorino e andremo a mischiare un po' quello che facevamo anche sulla cacio e pepe o sulla gricia, quando dovevamo appunto creare la nostra crema con l'acqua di cottura. In questo caso qui chiaramente la fa da padrone il tuorlo d'uovo. Lo andiamo a rendere bello compatto, deve in pratica diventare una specie di, più che crema, una pasta molto densa. Ecco, ci siamo quasi, io direi che possa bastare. Bene, la teniamo da parte adesso. Rimettiamo sul fuoco la nostra padella, la pasta, ci siamo quasi. Io la tiro via un paio di minuti prima della sua cottura al dente, dice 11 minuti, io la tirerò fuori qualche minuto prima. Allora, vado ad assaggiare la pasta. Scolatela senza mai togliere l'acqua di cottura, perché ci servirà per fare la cremina. Ecco fatto. Ora manteghiamo la pasta insieme al condimento che abbiamo lasciato prima, mettendo un goccio di acqua di cottura della pasta, eccola qua, e andiamo a mantecare.
abbiamo messo l'acqua della pasta in modo tale che, ecco, rilascia il suo amido e quindi comincia a fare la sua cremina. Spengiamo il fuoco e continuiamo a mantecare come abbiamo fatto fino adesso, aiutandoci anche con delle pinze o con una forchetta, in modo tale da abbassare anche la temperatura della pasta. Sentite che rumore? Sentite che meraviglia? Questo ci servirà perché, abbassando la temperatura, mettendo l'uovo adesso, non diventerà quello che poi capita spesso magari a chi ha poca conoscenza del piatto, diventi una frittata. Invece si deve amalgamare e deve diventare una crema. Ci siamo? Solo un'ultima saltata. Ecco qua. E adesso andiamo a mettere l'uovo con il nostro pecorino. Non ne voglio lasciare neanche una goccia, proprio un goccino di acqua di cottura e via. Sempre a fuoco spento, mi raccomando. La temperatura comunque rimarrà molto alta e quindi cuocerà l'uovo, ma senza andarla a stracciare, quindi a fargli fare la frittata, ma invece lo porterà a fare la crema e a farla diventare bavosa, scusate il termine, ma non so trovarne altri, oppure cremosa, come deve essere, senza andare a toccare panna o burro o qualsiasi altra cosa. Eccola qua, guardate che spettacolo, guardate, guardate che meraviglia. E il profumo poi, questa è veramente la regina dei primi piatti. Poi sicuramente qualcuno me ne vorrà, per l'amor di Dio. Adoro i tortellini e le lasagne, ci mancherebbe. Però, sono di Roma, è la carbonara, è la carbonara. Sentite che sinfonia. Uno spettacolo. E adesso l'impiattamento. Ragazzi, oggi non faccio il fanatico, Non mi metto a rotolare, eccetera. Faccio il piatto come se fa Roma, come fa mamma. Eccolo qui, il nostro guanciale croccante, il pecorino e il nostro pepe. Ragazzi, buon appetito. Ma mo ce la provo assaggio. Io mi stavo a dimenticare pure il meglio. Visto è la classica ricetta che si fa a casa, né più né meno. Gli ingredienti sono semplici, li potete trovare dall'alimentare sotto casa al supermercato. Come ho già detto anche nel video, questa è una ricetta che è nata per ultima tra tutte le quattro che vi ho presentato, dei quattro primi romani, e quindi diciamo che subisce delle variazioni sugli elementi, cioè il guanciale, ma ci si può mettere anche la pancetta, mi raccomando però sale e pepe, non quella affumicata. Al posto del pecorino si può mettere il parmigiano oppure fare un misto. Le uova, qui a Roma, tra parentesi, c'è una grossa discussione se bisogna mettere solo il tuorlo o solo l'uovo intero o addirittura metà e metà. La cosa è complicata, però voi fate la vostra scelta, ma credo che questo sia la cosa migliore, anche perché non avendo il bianco dell'uovo non si induce poi in frittata quando poi andiamo a saltare, altrimenti si rapprende e chiaramente perde la possibilità di fare la crema. Io spero di aver chiarito un po' la ricetta alla carbonara, almeno come si fa a casa a Roma. E niente, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, cliccate la campanella lì sotto così non perdete i miei prossimi video e ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!